Allora, raga, come state? La settimana scorsa ho fatto un sondaggio qui in community chiedendo a voi che tipo di contenuti avreste voluto vedere questo mercoledì sul mio canale. E la maggioranza di voi ha votato Photo Ghost Hunting. Quindi, per premiarvi, ho deciso di fare un video in cui spiego come lavoro all'interno di un'indagine del PIT. Vi spiegherò nel dettaglio tutta l'attrezzatura, il loro funzionamento, le impostazioni che utilizzo sulle varie macchine e poi, successivamente, nel caso in cui in indagine facessi scatti un po' particolari, ve li mostrerò e li analizzeremo insieme. All'interno di un'indagine, per me, la prima cosa fondamentale è avere delle luci, quindi una luce fissa e un frontalino. Dopodiché due macchine fotografiche, una Nikon D750 e una Nikon D810. Alle macchine fotografiche vado ad aggiungere, nel caso ne avessi bisogno, delle GoPro. Ovviamente non può non mancare una coppia di flash. Oltre ai flash, solitamente utilizzo anche due luci fisse. Come obiettivi solitamente porto un 14 mm f2.8 e un 24-120 f4. La fotocamera full spectrum con montato un Sigma Art 24 mm f1.4. Una coppia di Pluto Trigger che spiegherò dopo il loro funzionamento. Un power bank per poter ricaricare ogni dispositivo in caso di bisogno. Batteria in abbondanza sia per le reflex che per i faretti. Ovviamente schede di memoria in abbondanza. Come avete potuto vedere, quella è l'attrezzatura che solitamente mi porto dietro in un'indagine con il PIT. Ovviamente manca il cavalletto che però in questo caso ho utilizzato per fare il video, quindi non ve l'ho potuto mostrare, ma è semplicemente un classico treppiede con una testa sfera. Ho deciso inoltre di spiegarvi adesso l'attrezzatura e le impostazioni che utilizzo e non in indagine, perché voglio che la mia attenzione sia al 100% nello spiegare a voi le varie impostazioni delle varie macchine fotografiche e dei vari accessori che utilizzo. Anche è vero che quando sono in indagine voglio che la mia attenzione cada al 100% sul lavoro che sto facendo in indagine. Ora non mi resta che sedermi nella mia scrivania, che per chi segue il canale di Pete conoscerà molto bene, e vi spiegherò dettagliatamente tutta l'attrezzatura. Come potete vedere, qua ho già preparato la Nikon D810 con 14 mm e il flash e attaccato il Pluto Trigger alla macchina. Ovviamente utilizzo una staffa sotto per poter ancorare tutto. Con le posizioni della macchina uso ovviamente in manuale, tempo di scatto 1/125 di secondo per poter essere sincronizzato con il lampo del flash. Questo flash ha la sincronizzazione a 1/125, altri flash possono darla anche più alta o più bassa. Diaframma F8 per avere tutto a fuoco, o meglio quasi tutto a fuoco, e ISO solitamente dai 400 agli 800 ISO in base a quanta luce c'è. Per il flash lo uso in manuale a metà della sua potenza. Poi ovviamente, se ci sono pareti bianche che possono riflettere la luce o roba varia, diminuisco o aumento la potenza. Il Pluto Trigger ricomandato via telefono, lo faccio partire via telefono perché ha diverse impostazioni. Io utilizzo quella di movimento infrarosso, ha un sensore infrarosso davanti che qualsiasi tipo di movimento capti, ovviamente fa partire lo scatto. Qua possiamo fare una prova, io metto sul play, come potete vedere, quando passa qualcosa davanti, la macchina inizia a scattare. Questa è la famosa full spectrum con montato un 24 mm f1.4. Ora vi farò vedere indicativamente come si vede all'interno di una full spectrum, che non è nient'altro che una macchina con un sensore modificato, in questo caso una mirrorless, ma può essere anche su una reflex o qualsiasi tipo di macchina, con un sensore modificato per captare la luce infrarossa e ultravioletta. Solitamente attacchiamo un faretto alla full spectrum, infrarosso e ultravioletto, che genera una luce non visibile all'occhio umano, ma visibile appunto alla full spectrum. Ora come ora, visto che ovviamente nella stanza c'è tanta luce, l'immagine non è proprio reale come quando si vede di notte, però ve la voglio mostrare lo stesso. Ovviamente, oltre a questa attrezzatura, ci sono anche le GoPro, i faretti, che il faretto non è nient'altro che una luce fissa che utilizzo in accoppiata con la GoPro quando voglio filmare una scena per più tempo, ovviamente essendoci poca luce, lascio un faretto puntato. Cosa tengo a precisare è che non in tutte le indagini utilizzo tutta l'attrezzatura. In base a quello di cui ho bisogno, se è termica, full spectrum, macchina fotografica o GoPro, utilizzo uno strumento piuttosto che l'altro. Oltre a tutta questa strumentazione, ho anche la Nikon D750 con montato un 24-120 f4, che quella non la utilizzo su treppiede, a differenza di questa che lascio sempre montata con il Pluto Trigger, e anche qua il 14 mm o il 24-120. Dipende un po' da quanto è larga la stanza e quanto raggio d'azione voglio dare alla macchina. Le impostazioni che utilizzo sulla Nikon D750 sono praticamente uguali alla Nikon D810. Poi, anche lì, in base alla luce che c'è all'interno di una stanza o alle pareti bianche che possono riflettere la luce, modifico l'ISO o la potenza del flash. L'unica cosa che lascio sempre invariato è il tempo di scatto, perché il tempo di scatto è quello che dà la sincronizzazione con il flash.
Quindi per avere il lampo di tutta la scena occorre sincronizzare il flash in base al tempo di scatto. Ora, piccola spiegazione ve l'ho data, non resta che vestirmi con la divisa bit e partire per l'indagine. Ragazzi, sono appena tornato dall'indagine, è tardissimo, però ho scattato le foto a mio parere allucinanti, quindi mi metterò subito a lavorarci, metterò la macchina sul cavalletto e vi spiegherò nel dettaglio come lavoro un'immagine. Ho già fatto la scrematura iniziale delle foto, ne ho trovate qualcuna veramente interessante, soprattutto con la fotocamera termica. In questa indagine ho scattato prevalentemente con la Nikon D750 e il 14 mm montato sopra e con la fotocamera termica. Questo scatto che vedete sullo sfondo è con la fotocamera termica, ma a fine video metterò tutti gli scatti a dimensione intera, così potrete anche voi valutare cosa secondo voi c'è all'interno dello scatto. Ovviamente quando si scattano foto di ghost hunting non si ha mai una certezza al 100% di cosa possa essere, sia nel quanto riguarda lo scatto sia nell'attrezzatura. Non c'è una tecnica esatta per poter tirar fuori qualche scatto interessante, si va a tentativi, prima con la reflex, col flash, poi col faretto fisso, poi con le GoPro, poi con la fotocamera full spectrum, con la fotocamera termica. Ovviamente si cestinano tantissimi scatti in cui non c'è assolutamente nulla, ma qualche anomalia in qualche scatto spesso presente. Gli scatti effettuati con la fotocamera termica hanno una risoluzione talmente bassa che non è possibile applicare post-produzione, quindi si vedono esattamente così come sono. Mentre in quelli scattati con la reflex, avendo un sensore con tanti megapixel e reggendo molto bene l'ISO, che gli alti ISO sono la causa del rumore digitale appunto, ma nel mio caso avendo due fotocamere full frame con dei sensori che reggono molto bene l'ISO, soprattutto la D750, riesco ad avere scatti veramente nitidi e veramente puliti. Avendo un file RAW, quindi un file grezzo su cui è possibile effettuare diversa post-produzione e capire cosa c'è all'interno dello scatto, solitamente tendo ad aprire le ombre, quindi a schiarire le parti in ombra e regolare un po' le luci e le ombre per cercare di illuminare tutta la scena. La parte di post-produzione ho deciso di non farvela vedere perché richiede veramente tante ore e tanto tempo e risulterebbe un po' noioso. Però a fine video vi lascerò gli scatti a dimensione intera e scrivetemi nei commenti cosa vedete all'interno degli scatti. Come sempre però spero il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricordarvi tutti i mercoledì sera alle ore 21 un nuovo video. Ciao a tutti e alla prossima!